È lungo l'elenco delle carenze del comparto sanitario all'ospedale di Crotone, secondo i sindacati e la rappresentanza sindacale unitaria. Problemi vecchi e nuovi, oggetto dell'assemblea tenutasi nella biblioteca del San Giovanni di Dio, al termine della quale è stato proclamato lo stato di agitazione. Il problema è serio, c'è stanchezza da parte di tutti gli operatori che... Sono passati due anni difficili, dove hanno dato tanto e oggi si ritrovano ancora a dover camminare anche velocemente senza avere un riscontro. Si chiede spesso di dare una mano anche con la richiesta di personale, nuovi concorsi, perché è vero che ci sono gli operatori che sono arrivati con il Covid, ma ormai sono diventati strutturali all'interno. Quali sono le maggiori difficoltà? Le maggiori difficoltà? Quelle diciamo che più interessano dal punto di vista sindacale è la cronica mancanza di personale. Aspettiamo da anni le assunzioni, promesse, ancora non si vede niente. Non si fa aggiornamento professionale da una vita. L'azienda non prevede la possibilità di raggiungere degli obiettivi perché nessuno ti dà obiettivi da raggiungere all'inizio dell'anno e nessuno li verifica. Non ci sono protocolli, non ci sono procedure validate, cosa indispensabile per quello che riguarda effettivamente il fatto della qualità di erogazione dei servizi. Si lavora con lavoratori che addirittura... Noi abbiamo denunciato all'Ispettorato del Lavoro turni illegali fatti nel servizio unità emergenza accettazione. Stato di agitazione, qual è la cosa più importante che rivendicate? In questo momento rivendichiamo un tavolo urgente su tutto l'aspetto organizzativo, di organico e di tutela per quanto riguarda l'aspetto di Crotone, sia nel confronto del personale che dei cittadini, perché in questo momento abbiamo una carenza cronica di medici pronto soccorso, infatti addirittura si pensa di fare un turno con un medico solo, 118 escono le ambulanze senza medico perché non ci sono medici. Allora noi chiediamo un tavolo di confronto serio con o questa dirigenza verrà rinnovata o quella che verrà, pertanto manterremo lo stato di agitazione, con il commissario generale Occhiuto, che deve trattarci come un hub, credo. Non è più possibile assistere alla moria dell'ASP o del presidio ospedale di Crotone.